Il nostro sostegno non è mai stato un sostegno rinunciatario. Noi non rinunciamo nel sostegno al governo Monti, alle nostre idee, ai nostri progetti, ai nostri programmi. E se questo forse è apparso non troppo evidente quando è stato approvato con voto di fiducia, con alcuni cambiamenti da noi voluti, non quanti noi avremmo voluto, la riforma sul sistema previdenziale, nessuno si meravigli se dopo quella riforma, che pure ci ha visto attivi e che ancora ci trova, come dire, determinati nel chiedere ancora alcune modifiche, nessuno si meravigli se sul tema del mercato del lavoro la nostra voce è stata più ferma, più forte, più determinata. Nessuno si meravigli. Arrivando qui mi è stato chiesto se parteciperemo a manifestazioni, se faremo manifestazioni. E magari viene ritenuta questa una sorta di contraddizione. Come si fa a sostenere un governo e a manifestare per delle idee che in questo momento non sembrano fino in fondo recepite da un governo? Io rispondo in un altro modo. Come fa un partito come il nostro a non dire nelle sedi istituzionali e in ogni angolo del paese che noi stiamo con il mondo del lavoro, che noi siamo dalla parte dei lavoratori, che noi siamo un partito che pone al centro del suo progetto e del suo programma la dignità del lavoro, perché lo ritiene il fattore di crescita e di sviluppo e della qualità della crescita e dello sviluppo principale più importante per la vita del nostro paese. E abbiamo lavorato molto, non solo perché Monti facesse questa riforma con le parti sociali, ma anche perché le parti sociali fossero disponibili a qualche cambiamento. Il Partito Democratico è stato fermo e sarà fermo nelle riforme, nei cambiamenti che chiederà questo disegno di legge, perché noi abbiamo lavorato con molta determinazione ad un punto di mediazione, perché mentre chiedevamo a Monti di non dire più, e anche alla Fornero, gliel'abbiamo detto più volte, perché alla Fornero bisogna dirglielo più volte, visto che più volte dice le stesse cose, bisogna dirglielo più volte, che un governo forte non minaccia di fare le riforme senza le parti sociali. Un governo forte le riforme le fa con le parti sociali, proprio perché è forte. E proprio perché questo è ciò che serve al Paese, perché le riforme più sono strutturali, più insistono su punti delicati, esposti della vita del Paese, più devono essere il frutto di una vera e autentica coesione sociale. Ciampi salvò l'Italia nel 93 grazie all'accordo del 25 luglio a Palazzo Chigi con tutte le forze sociali, e l'Italia fu salvata da quell'accordo, non solo dal merito di quell'accordo, ma dal metodo, dalla procedura con il quale si giunse a quel punto. E mentre chiedevamo questo al governo, chiedevamo anche alle parti sociali di non irrigidirsi, perché questo è un tempo nel quale il cambiamento, appunto, è necessario e alcune riforme vanno fatte. E allora aver lavorato a un punto di mediazione e vedere sparecchiare il tavolo a noi è dispiaciuto in maniera particolare, e noi siamo fermi lì alla mediazione alla quale abbiamo lavorato e sulla quale è possibile trovare un punto d'incontro con tutti. E ha fatto bene oggi il capogruppo alla Camera Dario Franceschini a ricordare al Presidente del Consiglio che fu lui nel discorso di insediamento a dire che le nuove regole del mercato del lavoro sarebbero state applicate ai nuovi lavoratori e non sarebbero state applicate a coloro che avevano un rapporto di lavoro già in essere in questo momento. Ed allora si proceda così, con quella parola e con quel punto di mediazione che è rappresentato appunto da quello che abbiamo chiamato il modello tedesco, che è un modello europeo, non è un modello fuori dall'Europa, e se va bene per la Germania non capisco perché non deve andare bene per noi. E questo non perché è una frontiera ideologica, lasciatemi interloquire con troppi commentatori, qualcuno anche inedito delle argomentazioni rispetto al passato nelle argomentazioni che porta in questo tempo,
Noi non ci siamo fermati ad una frontiera ideologica, perché sui diritti delle persone, sulla dignità del lavoro, la frontiera non è ideologica, è umana, è costituzionale, è una frontiera di civiltà, è una frontiera europea, è una frontiera che giustamente ci ha ricordato in questi giorni la Chiesa. Il lavoro non è monetizzabile e il lavoratore non è una merce. Queste affermazioni sono affermazioni che abbiamo scolpito nella storia del movimento operaio,